Ciao, oggi ti racconto la storia di una famiglia che aveva una pompa di calore e ha dovuto buttarla via perché aveva dei consumi elettrici esagerati. Hanno una casa a tre piani e arrivavano bollette pazzesche. Ma sai qual è la beffa? Che non riuscivano a riscaldare casa, tanto che l'anno scorso hanno deciso di spegnere la pompa di calore e di ripristinare la caldaia vecchia. Bene, dai, allora sentiamo la sua storia. Anzi, te la faccio raccontare da Luigi, che è un mio partner. E ricorda che se non sei ancora iscritto sul mio canale, iscriviti e se hai domande specifiche per il tuo caso, scrivile nei commenti qui sotto. Ciao Samu, buongiorno. Oggi siamo a Macomer, siamo venuti nel cantiere dove abbiamo installato la pompa di calore professionale verso giugno. La macchina è stata dimensionata in base al protocollo che noi solitamente utilizziamo, un protocollo professionale dove andiamo a calcolare il fabbisogno termico dell'abitazione per poi decidere qual è la pompa di calore da installare e progettiamo la sala termica adeguata per il fabbisogno del cliente dell'abitazione. La casa è una casa abbastanza importante, divisa su tre livelli, una parte su 280 metri, 300 metri e l'altra parte di circa 150 metri che è un secondo appartamento che viene sempre gestito dalla stessa macchina. Adesso ti presento il cliente e ti faccio raccontare un pochino la sua storia. Salve, buongiorno. Sono qui a portare la testimonianza del mio caso riguardante la pompa di calore che abbiamo installato di recente. Io praticamente avevo una vecchia pompa di calore che aveva circa 20 anni, era sovradimensionata per la casa di cui ha parlato Luigi, era una pompa di calore di 47 kW, con la quale io avevo dei consumi assurdi, bollette pazzesche, ma non riuscivo a scaldarmi, tant'è vero che nell'ultimo anno avevo abbandonato l'utilizzo della pompa stessa utilizzando una caldaia con la quale riuscivo a raggiungere la temperatura di comfort. Guardando nei vari forum specializzati sulla termotecnica, sono arrivato a questa società con la quale mi ritengo soddisfatto per l'installazione di questa pompa che sto utilizzando già da qualche mese e mi sta dando veramente delle ottime soddisfazioni. Questa è la macchina che abbiamo installato, dove mediamente stiamo consumando circa dai 18 ai 20 kW al giorno, sia per riscaldamento che per acqua calda sanitaria. Abbiamo all'interno nella sala termica un volano termico da circa 400 litri e un boiler con serpentina maggiorata proprio per le pompe di calore da circa 500 litri. Mediamente prima il cliente, come ha già specificato lui, non riusciva solo esclusivamente con la pompa di calore a garantirsi, diciamo, il riscaldamento effettivo dell'intera abitazione, soprattutto doveva crearsi l'acqua calda sanitaria utilizzando solo ed esclusivamente la caldaia perché la macchina era predisposta solo ed esclusivamente per il riscaldamento. E adesso vi porto all'interno della centrale termica e vi faccio vedere come è stato realizzato il lavoro. Allora, qui siamo all'interno della centrale termica. Qui come vedete abbiamo il nostro boiler per acqua calda sanitaria da 500 litri. Questi qui sono i vasi di espansione che sono le protezioni per la pressione dell'impianto. Questa qui è tutta la parte dell'impiantistica. Qui abbiamo la mandata sul piano superiore, sui due piani superiori e qua sotto abbiamo la mandata per il piano, diciamo, sottostante, perché la casa, come vi dicevo, è su tre livelli. Qui abbiamo i circolatori tra la macchina esterna e il nostro boiler dell'acqua calda sanitaria e di qua abbiamo il circolatore riguardante la macchina esterna e il volano termico per il riscaldamento. E qui abbiamo le pompe di rilancio sull'impianto, ne abbiamo messe tre proprio per dividere le tre zone, in modo da far sì che il cliente, attraverso la nostra applicazione, attraverso i cronotermostati, possa decidere quale casa riscaldare, quindi quale zona riscaldare e a che temperatura riscaldarla. Qui, come vedete in fondo, abbiamo il nostro volano termico da 400 litri. Come vedete, tutte le tubature sono state coibentate in modo da far sì che ci sia il minimo della dispersione termica possibile e garantire la massima efficienza con i minimi consumi. Abbiamo il nostro riempimento automatico dell'impianto, si auto rimette in pressione, quindi viene praticamente dimensionata la pressione dell'impianto direttamente dal nostro carico automatico e poi ci sono tutte le valvole di sfiato. Tutto l'impianto ovviamente è stato lavato correttamente all'inizio, prima dell'installazione, perché ovviamente avendo già avuto per circa 20 anni un sistema a pompa di calore, soprattutto non essendo qui in Sardegna l'acqua, un'acqua molto pulita, l'impianto è stato lavato
in modo da far sì che all'interno della nostra macchina ci girasse acqua più pulita possibile e che soprattutto l'efficienza anche dei terminali che il cliente ha montato nuovi, che sono dei ventilconvettori, ci entra all'interno nella sporcizia possibile in modo da far sì che le batterie siano più pulite e quindi abbiano una maggiore resa.